Ma i levrieri sono davvero dei cani differenti? Tutto quello che avreste voluto sapere su questi meravigliosi quadrupedi, anestesia, metabolismo, patologie frequenti, luoghi comuni, ma sempre dopo la sigla. Benvenuto a questa nuova puntata della rubrica settimanale I consigli del vostro vet. Io sono il dottor Sergio Abbondanza, medico veterinario del centro Santa Lucia di Bellarigia Marina. Se mi stai seguendo da un po', sai che mi piace approfondire con te alcuni argomenti che mi appassionano. Così come a volte mi piace darti consigli su come risolvere piccoli o grandi problemi quotidiani, come può essere ad esempio dare la compressa o fare un'iniezione. L'argomento della videopillola di oggi riguarda un gruppo di razze di cani, i levrieri, che sono diversi dagli altri, per alcuni aspetti che ora andremo ad analizzare. Prima di iniziare, voglio anche ricordarti che sul nostro canale YouTube, Centro Veterinario Santa Lucia, trovi tutti i video precedenti. Ti invito a iscriverti se non l'hai già fatto e a mettere la spunta sulla campanellina, in modo da essere informato quando esce una nuova puntata. Senza perdere altro tempo, cominciamo! I levrieri sono cani specializzati nell'inseguire la preda tenendola in vista e a catturarla grazie all'enorme velocità e agilità. A questo gruppo appartengono il levriero afgano, il borzoi, il galgo spagnolo, il greyhound, il piccolo levriero italiano, lo sloughi, il saluki e il whippet. Solo per citarne alcune, tutti i levrieri condividono le stesse caratteristiche fisiche: sono snelli, torace ampio, muso lungo, agili e veloci. Anche se si potrebbe pensare che sono degli sprinters, molte razze, tra cui i galgo spagnoli, sono più dei corridori di resistenza. Ma quali sono le differenze tra i levrieri e gli altri cani? Cosa hanno di così diverso per cui è necessario fare attenzione? Andiamo con ordine, cominciamo dalla A come anestesia. Indurre e mantenere in anestesia questi cani richiede conoscenze specifiche in questa disciplina. Sono necessari approfonditi studi di farmacocinetica per sapere cosa fare e perché. Diversamente si corre il rischio di avere cani addormentati per ore, con lunghi risvegli, con cani che tremano dal freddo, con risvegli disforici e allucinazioni. Inizialmente si pensava che la loro particolare risposta ai farmaci fosse dovuta all'enorme massa muscolare e al ridotto grasso corporeo. In realtà, una serie di interessanti studi hanno chiarito che il motivo risiede nella ridotta capacità metabolica, cioè nel fatto che il fegato di questi cani possiede pochi enzimi in grado di detossificare l'organismo. Non entro nello specifico perché il discorso sarebbe molto complesso, ma per chi fosse interessato può rivolgermi le domande nei commenti di questo video e sarò lieto di rispondervi. Cosa vuol dire in pratica questo? Che l'anestesista deve conoscere molto bene la farmacocinetica dei farmaci, per non correre il rischio di avere dei pazienti che tardano a svegliarsi e favorire anestetici che hanno una rapidissima metabolizzazione e una veloce eliminazione dall'organismo. Quindi, quali anestetici? Tra i farmaci che non devono essere utilizzati abbiamo la cepromazina, il tiopentale, la chetamina e l'atropina. Tenendo però presente che oggigiorno, fortunatamente, di farmaci più sicuri, meglio tollerati, con più rapida metabolizzazione ne esistono, è un peccato mortale utilizzare molecole ormai superate. Un breve inciso senza volervi per forza annoiare, ma se mi state seguendo da un po', sapete quanto mi piace essere preciso e darvi sempre le giuste informazioni affinché possiate capire. Ho parlato prima di farmacocinetica. Parolona. Che cos'è la farmacocinetica? La farmacocinetica studia quello che il corpo o l'organismo fa al farmaco, ovvero una volta che un farmaco viene iniettato, il corpo lo indirizza nei vari distretti, sangue, tessuti magri, tessuti grassi e poi lo elimina. Ecco, la farmacocinetica ti dice dove va il farmaco, dove si accumula, per quanto tempo sta nel corpo, per quali vie viene eliminato, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che non è il farmaco in sé a decidere come, dove e quando, ma l'organismo. L'anestesista deve sapere come si comportano i levrieri, che sono diversi dagli altri cani, sia per il ridotto numero di enzimi capaci di eliminare il farmaco, sia per la mancanza di tessuto grasso. E adesso viene il bello, perché la medicina, la scienza medica intendo, non è una scienza dove uno più uno fa due,
A complicare o a semplificare le cose, dipende dal punto di vista, c'è un recente studio appena pubblicato dalla Washington State University sulla rivista Nature 2020. Cosa dice lo studio? In pratica, che questa capacità limitata del metabolismo dei levrieri non è vera nel 100% dei soggetti, ma compare in percentuali diverse tra i diversi tipi di levrieri. Ad esempio, solo nel 60% dei Greyhound, nel 50% dei Borzoi e nel 25% dei Galgo spagnoli, solo per citarne alcuni. Per concludere la parte dell'anestesia, quindi, qual è il messaggio da portare a casa? Che per sedare o addormentare un levriero bisogna essere degli anestesisti competenti, conoscere i farmaci, le tecniche di anestesia e ovviamente intubare tutti i cani. Nei commenti di questo video vi metto il link di una puntata che parla di quali sono le 7 semplici regole per un'anestesia senza panico. B come blood, sangue. I levrieri sono degli ottimi donatori di sangue, sia per la grande quantità di sangue che possiedono, sia per il carattere docile e mansueto, ma soprattutto perché sono quasi tutti con sangue DEA 1.1 negativo, ovvero sono dei donatori di sangue universali, come lo zero negativo per l'uomo. C come cuore. Molti levrieri hanno un soffio cardiaco di lieve entità del tutto benigno che non è patologico, così come la dimensione del loro cuore è più grande rispetto a quella di altri cani. Niente di anomalo né patologico, soprattutto in assenza di altri segnali che facciano pensare a un problema cardiaco. Ma C anche come coagulazione. I levrieri hanno una tendenza a sanguinare più di altri cani in condizioni di normalità. Il motivo è un po' complicato a spiegarsi. Riguarda il perfetto e delicato equilibrio che esiste nel meccanismo della coagulazione, dove accanto a processi procoagulativi, cioè quelli che servono a permettere al sangue di coagulare quando ci sono le ferite, esistono processi invece che riducono la coagulazione. Altrimenti, quando si forma il tappo piastrinico che ferma il sanguinamento, questo in assenza di meccanismi contrari continuerebbe a crescere a dismisura. Ecco, nei levrieri il processo contrario alla coagulazione, diciamo così, prevale leggermente. In condizioni normali permette al sangue più denso e viscoso dei levrieri, e tra poco vi dirò il perché, di fluire senza problemi nelle vene, ma in condizioni particolari può favorire il sanguinamento. Ad esempio, dopo interventi chirurgici di una certa complessità. Inoltre, sono tra le razze predisposte alla malattia di von Willebrand, un disturbo genetico delle piastrine, le piccole cellule del sangue che formano il tappo in caso di emorragia. In pratica, non sono in grado di aderire le une alle altre e non rimangono unite, impedendo di fatto di chiudere e fermare l'emorragia. M come metabolismo e particolarità fisiologiche di queste razze. Questo è un argomento che mi preme comprendiate bene, perché spesso è motivo di preoccupazione o malintendimento. Mi riferisco ai valori ematologici e alle differenze rispetto agli altri cani. Intanto, in conseguenza del loro essere cani atleti, hanno normalmente più globuli rossi di altri cani. Da qui deriva che anche l'ematocrito e l'emoglobina sono maggiori. Un'altra importante conseguenza di questo aspetto è la viscosità del sangue che risulta essere maggiore. Per dirla in parole semplici, hanno un sangue più denso. Se non si sanno queste informazioni o al laboratorio cui si inviano gli esami non differenzia gli intervalli di riferimento tra razza e età, magari si confonde una condizione che malattia non è. Cioè, l'eccesso di globuli rossi in altre razze può essere indice di patologia, mentre nei levrieri no. Un'altra caratteristica è il numero di globuli bianchi e piastrine, che nei levrieri è più basso rispetto ad altri cani. Queste ed alcune altre alterazioni, se non inserite nel contesto razza-levriero, rischiano di venire mal interpretate. Come è successo per molto tempo, ad esempio, con il luogo comune che tutti i levrieri anziani sono ipotiroidei. Il problema stava o sta nello scegliere il tipo di test per la diagnosi. È vero che molti, moltissimi levrieri hanno un valore di T4 basso nel sangue, ma non è questo il tipo di esame che si deve fare per la diagnosi di ipotiroidismo in questa razza. Perciò i levrieri hanno un T4 basso, che non vuol dire ipotiroidismo, ed è sufficiente saperlo per valutare se effettivamente questo ed altri valori concordano nella stessa direzione o c'è qualche altro dato anomalo. P come patologie tipiche di razza. Due sono le condizioni tipiche riportate in queste razze di cani. Uno è la sindrome della coscia calva, o meglio conosciuta da noi veterinari con il termine anglosassone
Bald Tight Syndrome. Questa condizione è caratterizzata da una progressiva perdita di pelo simmetrica che inizia dalle cosce, che progressivamente può estendersi fino all'addome, petto, zampe anteriori e collo ventrale. Colpisce il 16% dei levrieri e tra le razze più colpite ci sono i Greyhound, i Whippet e i Galgo spagnoli. Tra le tante ipotesi studiate che potessero giustificare questa sindrome, tra le quali anche ipotesi ormonali come l'ipotiroidismo o lo stress o la dieta, al momento, secondo un articolo dell'Università di Berna del 2019, l'ipotesi più probabile sembra essere quella della predisposizione genetica. L'altra condizione tipica sono i cosiddetti calli, odoroni o corns, secondo la terminologia anglosassone. Sono delle lesioni iperkeratosiche dei polpastrelli che causano dolore e zoppia all'arto colpito. Le cause sono probabilmente dovute in parte alla particolare conformazione dei polpastrelli e delle dita dei levrieri, in parte alla poca presenza di grasso e tessuto connettivo che funge da ammortizzatore. La soluzione è primariamente chirurgica, con asportazione della parte colpita, e poi per evitare le recidive con l'utilizzo di scarpe o stivaletti protettivi. Al di là di queste due condizioni, altre patologie specifiche ed esclusive di queste razze non esistono. Come per altre razze di cani, anche per i levrieri ci sono malattie più frequenti di altre. Tra tutte, quella che spicca maggiormente è l'elevata incidenza di osteosarcoma, un tumore maligno delle ossa. A seconda degli studi, se americani piuttosto che europei, l'incidenza oscilla tra il 6 e il 10%. Un altro dato preoccupante è che per questa patologia i levrieri hanno l'età di insorgenza più precoce, attorno ai 6 anni. Sempre fra le neoplasie, seppur con minor frequenza, ma sempre comunque elevata, occorre ricordare gli emangiosarcomi di milza e i linfomi. Altre patologie abbastanza frequenti nei levrieri sono, sempre rimanendo nel muscolo scheletrico, l'elevata incidenza di problematiche artrosiche, dovute a precedenti traumi avvenute nel periodo agonistico, rotture del crociato, menischi, fratture del carpo, del tarso, insomma un po' come per i calciatori a fine carriera, tutti più o meno storti, chi più e chi meno con acciacchi. Invece, per tornare ai problemi dermatologici, un disturbo che vede interessare i levrieri è la onicodistrofia lupoide simmetrica, o SLO, nome difficilissimo per descrivere una patologia autoimmunitaria che colpisce le unghie e che causa perdita completa con esposizione del derma, sanguinamenti, dolore e zoppia. L'unghia poi ricresce ma più corta, storta e anomala. Altre cause dermatologiche, ma che non si discostano come frequenza dagli altri cani, sono le allergie. Un appunto particolare merita la sindrome da dilatazione e torsione di stomaco in queste razze. In un precedente video ho detto che questa patologia insorge con particolare frequenza nei cani di peso superiore ai 20-25 kg, con percentuali diverse a seconda della razza. Una parziale buona notizia è che l'incidenza della torsione nei levrieri è molto bassa, circa l'1%. Fa eccezione il Borzoi, dove l'incidenza è del 4,5%, secondo uno studio inglese del 2010. Tenete conto che nei cani di peso superiore ai 20-25 kg la media è in genere attorno al 20%. Altre patologie o condizioni particolari non sono degne di nota. E per finire una sorpresa, alcuni miti riguardo i levrieri, sfatati proprio da loro e da chi li ama. Ma prima di salutarti con una carrellata di foto che dimostrano tutto il contrario di quello che si dice su questi fantastici cani, voglio ricordarti di visitare il nostro sito www.cvsl.it, uno spazio in internet ricco di informazioni e pieno di consigli sulla cura e il benessere dei nostri amici a quattro zampe, e dove troverete anche tutti i video delle puntate precedenti della rubrica I consigli del vostro vet. Non perdetevi allora le prossime puntate e se avete domande fatele nei commenti. Ciao e al prossimo venerdì!